Entrerei con Claudia, con un'amica, Ezia, Marella. Marella è la mia migliore amica di quando ero piccola, ora vi dico tutte le cose della mia vita, però probabilmente con la mia amica del cuore. Se devo pensare ad una persona famosa, penso Laura, perché so che ci divertiremo molto. Ma in realtà, guarda, io sono devo dire la verità, di carattere sono molto accomodante, però non è vero che sono così buona. Secondo me nelle edizioni, quando c'era qualcosa che non mandava, si capiva bene dal mio tono della voce e anche dalla passione che mettevo nel fare le cose. Sì, però di base non sono una aggressiva come modo di fare, non è nel mio modo né di fare nella vita di tutti i giorni né nel mio modo di condurre i programmi. Cerco di accompagnare lo spettatore in maniera leggera e morbida nel corso della trasmissione. Non mi piace essere troppo aggressiva, non è proprio il mio modo di fare. Perché le critiche su di me io ci sono abbastanza abituata, perché fa parte del mio lavoro, quindi non è una critica. Le critiche sulla mia persona io le accetto ben volentieri. Sono le critiche sul programma che mi hanno un po' stufato per la prima volta. Diciamo che per tanti anni sono stata zitta ho risposto in maniera forse meno impetuosa rispetto a tante domande che mi facevano su questo programma. È un programma che amo moltissimo, lo difendo da sempre e credo che sia un programma molto moderno e attuale, al contrario di quello che dicono. Cioè, la critica, quando dicono un programma ormai superato, ecco, questa critica mi dà fastidio sul programma, perché io trovo che invece sia molto avanti rispetto a tante altre cose che vediamo in televisione, perché le storie sono attuali e le storie sono moderne, e parlare di queste storie qui rende il programma per forza attuale. 9 anni di Grande Fratello e poi anche l'Isola dei Famosi, non pensi di essere un po' troppo legata ormai ai reality? Ma guarda, all'inizio ho detto, li presento praticamente quasi tutti io, come mai? Nel senso che mi sono fatta questa domanda, è normale. Evidentemente, se la rete ha deciso così e se io poi mi sono affidata a loro nel fare tutti questi reality, è perché poi mi vengono bene, nel senso che sono delle cose che evidentemente mi entusiasmano molto. Se vanno bene i programmi e li affronto con questa spontaneità, vuol dire che forse è il mio pane. Vorremmo vedere a fare un'altra cosa. Comunque io tante cose le ho fatte nella mia vita. L'estate faccio il Music Summer Festival, ho fatto tante trasmissioni completamente diverse tra loro. Se adesso mi sono molto, diciamo, soffermata su questo genere, evidentemente mi viene bene. Io nei, diciamo, 3 mesi, ma anche prima, perché poi io li vivo da prima, no? Tutti i provini dei ragazzi, vivo tutti i ragazzi molto intensamente, le loro storie le conosco molto bene. Loro non conoscono me perché mi conosceranno adesso, in questi giorni io sto andando a conoscere, loro non mi vedono nella fase dei provini perché si emozionano molto e quindi rischiano di non fare il provino normale, no? Come lo farebbero senza di me. Quindi mi appassiono molto, le storie diventano tipo parte della mia famiglia. Io li seguo molto in televisione, li seguo molto nella diretta 24 ore su 24, perché secondo me un conduttore che presenta un reality non ha bisogno tanto di copione, ma ha bisogno di guardarli. Quindi io li guardo molto in televisione in diretta e li guardo molto qui nel tunnel. Voi lo sapete che c'è questo, se avete fatto il giro nell'acquario, no? Io spendo molto tempo delle mie giornate nel famoso acquario. Mi è capitato di percepire degli innamoramenti prima che se ne accorgessero anche loro. Molti giornalisti che sono qua lo sanno perché l'ho già raccontato. Margherita Zanatta e Andrea Cocco non se ne erano ancora accorti di essersi innamorati, e io dai loro sguardi, perché mi li guardavo così per un sacco di tempo, sono andata ad Andrea Palazzo e ho detto: quei due si piacciono. Cioè, secondo me il conduttore di un reality deve vivere quasi in simbiosi con le persone che partecipano al programma stesso. Io vorrei che fosse un'edizione con i fuochi d'artificio, perché io sono molto preparata a tutto ciò, nel senso che, quando dicevamo prima che sono una persona morbida e accogliente che accompagna un po' lo spettatore nel programma, in realtà io sono molto passionale di carattere e quindi voglio che sia un'edizione così, perché vuol dire che ha suscitato qualcosa negli animi delle persone che lo stanno guardando, che lo guarderanno. Mi vestirà Alberta Ferretti e Filosofi di Lorenzo Serafini, sempre di Alberta Ferretti, perché uno stile un po' più romantico rispetto al mio stile un po', diciamo, Brit, un po' English. Ragazzi, sarò più romantico.